Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuto in un nuovo video. Chi non le riconosce? Allora, sono stata da Tiger. Casualmente ci sono passata davanti. Oddio, ho dovuto fare una piccola deviazione di 50 metri, per cui ci sono passata davanti. Ho chiesto se c'erano le buste surprise e sì. Allora, onde evitare di fare danno, un attimino piano piano che la giro, ho preso una e anche l'altra misti. Allora, veramente c'era il commesso, quel povero ragazzo a cui io rompo le scatole in continuazione per quanto riguarda le buste sorpresa di Tiger. E mi ha detto: sì, ci sono state appena fatte. Gli ho detto: ok, non mi dare uomo, non mi dare donna, non mi dare bambino. C'hai qualcosa di carto pazzoso? No, c'ho misti. Va bene. Per cui, se questa busta e l'altra sono brutte, diamo la colpa a lui. Al commesso le ha scelte lui. Mi ha detto: guarda, questa è una cosa che già non me lo ricordo. Mentre nell'altra, guarda, questa è una cosa che vediamo un po'. Allora, io adesso non so se riusciamo ad aprirle tutte e due. Dipende da quante cose belle e carine ci sono qui. Allora, questa è una di quelle grandi. E l'ho pagata 5 euro. Ne ho prese due perché poi ho comprato, io ero andata da Tiger per comprare questi qui, gli sticker per segnare i giorni del mese per quanto riguarda il bullet journal, per cui esatto, qui lo dice: adesivi per agenda planner personalizzabile, 512 pezzi per lo. Dovrebbero essere 12 fogli se non erro, se non qualcuno in più, però va benissimo. E ho visto che c'erano le buste, ho detto: ok, onde evitare di spendere tutti i miei ultimi averi in buste di Tiger, in articoli di Tiger, ho detto: vediamo un po' cosa ci sono nelle buste sorpresa. Io direi di iniziare perché sto fremendo. Qui addirittura ce ne sono due di graffette. Bene, una non bastava? No, giusto per complicarci un po' la vita. Anche qui ce ne sono due. Molto probabilmente non gli funzionano più le grappatrici. Bene, olè. Allora, io non voglio vedere niente, non mi voglio spoilerare niente, dall'oblò non si vede niente, ma non si vede niente proprio in nessuna angolazione, per cui io direi di abbiamo capovolto la busta e tiriamo fuori piano piano. Oddio, piano piano non lo so quanto riuscirò a fare piano piano, però ci proviamo, dai, ci proviamo. Dai, altro che anticipo. Oh. Ma ci hanno messo anche. Mamma mia. Ok. Allora, io tiro. Cos'è questa cosa di legno? Lo sapete che mi serviva un tagliere? Però non lo volevo proprio in legno. Ah, addirittura bambù. Mi serviva, non per per il canale, mi serve per la cucina. Non trovo mai un tagliere dove tagliare la frutta, la verdura, quello che è. Poi. Pettine. Ma
non so cosa farmene, ma non perché non mi pettino, ma perché ho i capelli lunghi fino a sotto la schiena e il pettine, questo qui, o rompo i capelli o rompo il pettine. Però. E poi è questo coso qui. No, ma serio? Sì! Questo lo dobbiamo provare subito. Allora, veramente questo mi ha... Siccome avevo visto le scatole, quelle, mystery box, le bag, come le volete chiamare, quelle più piccoline, e c'era questo coso che spuntava da fuori. E subito il commesso mi ha detto, ah, qui c'è anche il giochino per il gatto. Ho detto, ok, dato che ce n'ho 8 di gatti... E fortunatamente quello non l'ho preso, ma ho preso, mi è capitato lo stesso. Si vede che non li hanno venduti, ma penso che i miei gatti apprezzeranno. Sì. Cosa sei tu? Cosa sei tu? Sì. Avendo 9 gatti, direi che le spazzole per togliere i peli ci servono. Io non faccio altro che comprarli, ma gradito, 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 gradito. Allora, tu cosa sei? Oddio, cosa sei? No, ma serio? Cioè, ma adesso facciamo i quadernini a forma di animale? Dai, carino. Notebook. Sì, anche senza... Oh mio Dio, a me questa, una cosa del genere sinceramente mi dispiacerebbe anche usarlo. Però sì, quando riuscirò a fare il mio angolo tutto bello sistemato e messo a posto, forse un angolino glielo possiamo trovare. Poi, cos'è questa scatola qui? Ecco, presa anche a rovescio. Ah, bene. Non so cosa sia quella macchia lì, ma questi. È una scatola di cotton fioc. In bambù. Aspettate, no, lo devo aprire. Sì, ok, dopo mi igienizzo le mani. Ah, sì, sono in bambù. Bene, io uso quelli in cartoncini, in cartone di Eurospin, ma penso che siano un pochino più ecologici di questi, ma non perché il bambù sia un materiale non ecologico, semplicemente perché non ho abbattuto il bambù, ma penso che siano fatti anche con carta di riciclo quegli altri, per cui... Ma un altro? Un altro. Ok, facciamo la famigliola di talpe. Sì, se tolgo l'etichetta ne metterò uno. Ma sta sotto sopra. Ah no, perché è coperto l'occhietto, pensavo che l'occhietto fosse questo. Ok. Ciao Mel. Sì, facciamo la famigliola. Ok. Poi ci sono ancora altre cose. Ok, il coltello per il burro che a volte mi serve anche se non ce l'ho, ma perché è seghettato se è un coltello per il burro? Ah, coltello spalmatore e basta. Ma sì, ci piace. Ci piace. Allora, poi siamo arrivati sul fondo. No, mamma, quante cose ci sono ancora. Oh, la scorta. Ah, ok, questo perché era aperto, l'hanno messo lì dentro. Ma i post, no, post-it, i sticky note, come li chiamano? I
In inglese. Sì, qui lo chiama blocchetto, ma non è un blocchetto. Ah, un memopad. Bene, sì, ci può servire. Oh mio Dio, ci può servire per prendere appunti. Non è finita, eh. Non è finita. Oh. Ah. Oddio. Lo sapete che lo volevo comprare un po' di tempo fa, ma non, cioè, no, non quello di Tiger, cioè volevo comprare un set del genere. E poi è carino, tutto satinato. Questa. No, non dico niente. Non dico niente perché non dico niente. Lo dirò alla fine. Poi, super colla. Questa dovrebbe essere una sorta di dupe di Attack, che ci può sempre servire, specialmente con la resina. Poi, oh, ok, sì, il meal planner, sì, lo dovevo mettere lì sul bullet journal, se non vi ricordate, ma penso che una lavagnetta, fra virgolette, da appendere in cucina mi potrebbe aiutare. Sì, ok. E non è finita, eh? Non è finita perché c'è ancora quella cosa verde che è un quaderno gigante. Oddio, penso sia un quaderno. Non pensare, Mel, è un quaderno a righe, giganterrimo. Oddio, questo termine mi sa che l'ho rubato a qualcuno, non mi ricordo dove l'ho sentito. Chiedo scusa, però sì, questo è un quaderno formato A4, non c'è scritto la misura, ma comunque sia un formato A4. E temo che sia finita la busta. Sì, è finita. Per cui questa fa un bel volo. Allora, quaderno gigante, meal planner, set per manicure, colla, coltello spalmatore. I rotoli toglipelucchi, due quadernini a forma di talpa, un bel mattoncino di foglietti per prendere appunti, una scatolina di cotton fioc, un giochino per gatti che andremo a provare subito, un pettine ed un tagliere. Io tutto questo la busta l'ho pagata 5 euro. E non crederò nemmo e nemmai che, allora, questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Molto meno di 50 centesimi l'uno. Bene. Cosa facciamo? Siamo a 15 minuti di registrazione e sono rimasta abbastanza soddisfatta perché ci sono molti articoli che volevo prendere, che mi possono servire. Non so quanto durerà questo pappagallino. Cose che finirò molto presto. Cose che mi dureranno forse una vita. Oggetti da spolverare, ma dai, su. Ci siamo. Cose molto utili. Forse questo è l'unico meno utile che la cosa meno utile che ci sia in mezzo a questo
Ambaradan. Bene, e con questa bella racchetta in mano, no, non è una racchetta, è un tagliere in bambù. No, dai, ve lo levo. Voglio il pappagallino, mettiamo il pappagallino davanti. Ecco, ho fatto cadere tutto perché voi dovete sapere che la mia postazione è sempre più piccola. Oh, no, non vi posso far vedere una cosa del genere. Per cui la prima cosa che io tocco, cade, magicamente cade. E con questa bella visione del pappagallino, che morirà molto presto perché i miei gatti non sono molto, come dire, quando giocano si danno la pazza gioia. Io vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, già solamente per il canarino. Già solo lui, canarino, pappagallino, solo lui merita il pollice in su. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video ed anche sul prossimo spacchettamento, perché ce n'ho un altro di pacchetto tutto pronto per voi. No, veramente per me, però sì. Anche per voi. E niente ragazzi, condividete, e adesso mi sono persa anche quell'altro termine, commentate e create, sì, create, anche qui ci sono cose per creare. Ok ragazzi, ciancio alle bande, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!